Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Si trovano talmente bene nella nostra postazione che non vogliono più togliersi dal divano. Ex Otago, ciao! Olè, ciao a tutti! Ciao a tutti! Allora, beh, direi che comunque, insomma, calcare il palco dell'Ariston è sempre una bella emozione, ma siete andati alla grande, dai! Grazie! Ma guarda, è successa una cosa particolare che poche altre volte è successa, anzi, forse mai. Cioè, tutta quella tensione, no, e quella apprensione data dai media, da chissà quali altre robe, e sul palco si è trasformata in una grande energia, ma soprattutto voglia di godere di quel pezzo, di quel momento, no? Che non è una cosa né banale né scontata. Noi proprio volevamo godere di quel momento e stare bene e cantare la nostra canzone, bellissima del resto. E per cui siamo felici. Una canzone che vi ha emozionato tutti, perché tratta della tua storia d'amore, ma poi anche, insomma, voi siete insieme da tantissimi anni, quindi avete condiviso gli amori più belli, quelli più duraturi, quindi davvero un'ulteriore emozione. Ma sì, noi sappiamo cantare soltanto di noi stessi a malapena, siamo interpreti di noi stessi, autori di noi stessi, per cui effettivamente è una canzone molto rappresentativa e crediamo che sia una cosa molto bella. Poi casualmente tutti stanno vivendo una storia lunga e per cui è una canzone che parla non solo di me, ma di tutti. Poi parla di tutte quelle cose che durano per tanto tempo, alle quali non bisogna farsi soffocare, non so, dalla routine, da quelle cose che sembrano troppo ordinarie, così come svegliarsi tutte le mattine per anni di fianco alla stessa persona, ma anche suonare nella stessa band, andare in giro nello stesso furgone, ascoltare anche spesso le stesse canzoni. Bisogna essere in grado di trovare il fascino nell'ordinario e scoprirlo impegnandosi un pochino. Tra l'altro, non ordinario e molto affascinante sarà sicuramente il duetto di venerdì con Jack Savoretti. Com'è nata questa collaborazione? Ma è nata perché lui è un super fan Otago e noi siamo super fan suo, per cui insomma è nata in maniera molto naturale. Ci piace moltissimo, una voce bellissima, incredibile, è di Genova, ti fa Genova. Che ci vuoi fare? È un gran figo, bisogna dirlo. È un gran figo. Confermo. Un gran figo. Piace alle mamme. Piace alle mamme, noi punteremo quel target. Sì, dai 55 ai 68, più o meno così ci è stato detto dal nostro ufficio stampa. E no, a parte gli scherzi, diciamo che effettivamente abbiamo fatto una prova al volo e già tutto funzionava magicamente. E la storia, il nostro percorso ci ha insegnato che quando succede così va bene. C'è un dilemma che attanaglia un po' tutte le fan e le ascoltatrici di Radio Bruno. Ma questi calzini bianchi, perché? Perché bravo, Rash. Perché, perché c'è... Perché no? Perché tu sei blu, nero? Io oggi perché così era un po' fuori... sono un cantante, voglio fare un po' quello diverso. In realtà anni perché 80, dai. Le ascoltatrici si abitueranno a un nuovo stile, a un nuovo fascino. No, è anche un modo, cioè, anche il calzino bianco racconta di noi, cioè, noi siamo gente che ama giocare, divertirsi, prendersi per il culo, cambiare, insomma, è per cui oggi abbiamo un calzino bianco, domani chissà. Sì, amiamo comunque molto l'ironia, in un pezzo recitavamo ci vuole molto coraggio il calzino bianco con il mocassino e poi poco dopo si diceva ci vuole molto coraggio per guardare Sanremo fino in fondo. E quindi questa è proprio una cheat che rimane lì e ci teniamo a dire guarda che siamo quella roba lì. A proposito di citazioni, allora vabbè, Radio Bruno lo sapete che si sente in tantissime regioni, in tutto il nord Italia, il canale 256. 35 addirittura ho letto. Le 35 zine. Regioni, più di quelle che ci sono in Italia. Giù a ridere. Io cos'è? Vengo da Verona, ma questo liquore proprio del centro di Genova che dà il nome al vostro album, esatto, non l'avevo mai sentito. Non è un liquore però. Ah, scusa. È un aperitivo, è un vino, è un vino aromatizzato delle spezie. Antichissimo, che addirittura risale ai primi dell'Ottocento, ormai divenuto raro, economico, che si beve in un momento preciso della giornata, ovvero quando finisci di lavorare. E tutte queste componenti hanno fatto sì che abbiamo subito pensato che fosse così il modo migliore per intitolare un lavoro, un disco, ma soprattutto un modo di stare dentro la musica e di stare anche tutto sommato dentro il mondo. Per cui Corochinato è una cosa, è un disco, ma che si può anche bere, si può toccare, ci si può bagnare, ci si può passare una serata insieme. Insomma, sì, è simbolico. Ci teniamo a dire anche che non è un invito all'alcolismo, questo, ma semplicemente un simbolo. E abbiamo scoperto dopo, infatti, che ogni città ha il proprio Corochinato, no? Torino al San Simone.
tu di dove sei? Di Verona c'è lo Spritz, un po' lo nel Spritz, Veneto, da Padova in poi, no? Poi esatto. Sarà qualche bottiglia in Veneto specifica. Tra rossi e bianchi, ragazzi, quando passate lì vi infatti, faccio assaggiare qualcosa. Il grande sangiovese del Veneto, me lo ricordo bene. No, scusa. Come Lambrusco, no? Quello di Treviso, uguale, va bene. Esatto. Allora, comunque, da qui il titolo è il vostro nuovo album, nuovo lavoro. Che esce l'8. Esce venerdì e in questi giorni sta uscendo anche il nostro film, che si chiama, il nostro film, un film che parla di noi, si chiama Siamo come Genova, diretto dal grandissimo Paolo Santamaria, un film bellissimo del resto, che parla non solo di noi, di un momento preciso del nostro percorso, dove sono accadute un po' di cose secondo noi molto rilevanti, ma parla anche di Genova, e per cui ve lo consigliamo vivamente. Poi faremo un in-store, tour, tutti sold out, vabbè, cose così. Mi sembra che però Sanremo stia poco parlando di quanto è successo a Genova, o sbaglio? Potrebbe, dai, potrebbe. Guarda, da una parte mi dispiace, anche se poi ho saputo in realtà che si parlerà di Genova, e secondo me è lecito ed è bello che un evento così importante si accorga e sia soprattutto attento a ciò che gli accade intorno. Però dall'altra parte noi da genovesi doc preferiamo anche... Non preferiamo, ma abbiamo bisogno di parlare anche dell'altra Genova, cioè non soltanto quella delle sciagure, ma anche quella che vuole rilanciare, che cerca di brillare, di splendere, di raccontare la Genova che non è soltanto quella del Ponte Morandi. Sì, poi aggiungerò una banalità, però forse è meglio che parlare continuamente delle cose, è meglio fare qualcosa. Quindi anche se non ne parliamo troppo a Sanremo, noi solo il fatto di essere di Genova e partecipare a Sanremo già ha un significato gigantesco. Poi tutto il resto sono parole che si aggiungono, ma tanto iniziamo, non so come dire, a rimboccarci qualche manica. Assolutamente. Con queste bellissime parole ringrazio gli ex Otago. E noi ringraziamo Radio Bruno. Grande. Grazie, Bruno, Radio. Grande Radio Bruno. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.